Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Marina e Piero e quindi su Marpinoli. Oggi andiamo a vedere il secondo gioco uscito nel mese di maggio che riguarda il tennis ed è AO International Tennis. Che dire di AO International Tennis? Innanzitutto che è un gioco che non è uscito a maggio, è uscito a gennaio, ma solo per il territorio australiano. Infatti AO significa Australian Open, per chi non lo sapesse, ed è il torneo di Grande Slam che si fa a gennaio. È uscito a gennaio, ma in Italia è arrivato ed è uscito solo praticamente nel mese di maggio, se non sbaglio nella prima settimana di maggio, l'8 maggio per essere precisi. Cosa dire di AO Tennis? Prima di tutto che la versione fisica in Italia io non l'ho trovata, non esiste. Può essere comprata in digitale, quindi sul PlayStation Store, costa intorno ai 50 euro. Io l'ho comprata in Inghilterra, la versione fisica mi è arrivata per posta, l'ho pagata anche quasi 30 euro in meno e poi ho fatto tutti gli aggiornamenti. AO quando è uscito era anche questo un po' particolare, come l'altro tennis, il World Tour, che è ancora in fase embrionale. Anche questo quando è uscito a gennaio non era dei migliori. Sono susseguite una marea di patch, infatti io ho installato la 1.27, quindi penso che tantissime, però l'hanno migliorato tantissimo ragazzi. Questo gioco è forse quello che possiamo chiamare oggi un gioco da tennis, non è a livelli di Top Spin sicuramente no, ma ci siamo tantissimo. Allora entriamo subito nel vivo. Questo è il menu, un menu semplicissimo. Si può fare subito l'Australian Open, che era quello che praticamente è nato per questo, la carriera, delle partite amichevoli casuali, una competizione, quindi un torneo, l'online che è molto ben curato, il tutorial quindi per fare il resto, e dell'Accademia parleremo fra pochissimo, e poi le varie impostazioni. Allora, prima di tutto da dire cosa importante, la carriera è sempre la cosa principale su cui si basano tutti i giochi di tennis ed è fatta molto bene la carriera, questa qui è molto meglio secondo me dell'altro, del Tennis World Tour. Perché? Perché ci sono una marea di tornei, si parte dalla millesima posizione per poi scalare. Che cosa succede? Succede che per fare la carriera in pratica, adesso vi faccio vedere, io già ho un giocatore creato, ma se vuoi si può anche caricare, fare una carriera, una nuova carriera da uomo, una nuova carriera da donna. Facciamo una nuova carriera da uomo, vi faccio vedere, benvenuti, vi faccio vedere, qui si parte subito con tutte le opzioni possibili che ci sono, quindi la valuta che può essere in dollari, in euro, i set come possono essere, quindi ci sono una marea di opzioni per andare avanti. Facciamo accetta, vi faccio vedere la preparazione del personaggio, che è una cosa, diciamo un nuovo giocatore, che è una cosa assolutamente incredibile secondo me, perché ci sono una marea di cose. Allora, a parte che si può partire subito dal nome e il cognome, la data di nascita, lo stile preferito, destra, sinistra, il tono di voce, la nazionalità, dove abita. L'aspetto è una cosa che mi ha fatto veramente inrippare tantissimo, perché si può partire subito dall'aspetto fisico e lo potete fare anche random, lo fa lui praticamente. Gli dite e lui parte, vedi, ne fa tantissimi. Sicuramente l'altezza, la carnagione, la pelle, la magrezza, la testa, il collo, i trapezi, la dimensione del braccio, e siamo solo alla parte fisica. Dopodiché si va alle lentiggini, al viso, alle guance, al naso, alle orbite, alla cicatrice, cioè è una cosa assurda, anche il cranio, addirittura abbiamo la posizione del cranio, le sopracciglia, la profondità del viso, della fronte, per non parlare della mandibola, degli zigomi, delle guance, del mento, cioè sono delle cose assurde. A un certo punto ho trovato pure una cosa che non avevo mai letto. Dov'è che l'ho vista? Zampe di gallina addirittura avevo visto. Comunque ci sono una marea di opzioni, una cosa incredibile per quanto riguarda l'aspetto. Poi andiamo avanti, c'è l'outfit, si può creare anche l'outfit di tutti i modi. Random lo fa lui, quindi mettere i colori, si può scegliere il colore della maglia, del pantaloncino, del cappello, dei borsini, delle scarpe, gli occhiali, le borse, sia gialla, sia rossa, sia nera, le racchette, tutti i tipi di racchette. Quindi per quanto riguarda l'editor
dei giocatori è una cosa incredibile, c'è un metodo pazzesco. La carriera si può fare, la carriera si può fare anche ed esclusivamente con un fuoriclasse, non solo con un nuovo giocatore, si può partire anche con un fuoriclasse. E quindi un fuoriclasse che può essere Nadal, può essere chiunque, qualsiasi tipo di fuoriclasse. E questo è molto importante perché non so, adesso ho caricato il mio personaggio, che era il mio giocatore che avevo già creato, con un doppio outfit. Questo era un outfit normale, perché avevo fatto anche un altro outfit, il secondo outfit con tutto rosso col cappellino, che non era niente male. Questa è la carriera, però e l'aspetto principale è che se si può creare un giocatore da zero, in tutti i tipi e i modi, lo si può fare in tanti modi, non è solo tre capelli, quattro capelli, è una cosa incredibile. Passiamo a una cosa che secondo me ne vale questo gioco, è l'Accademia. Nell'Accademia uno può creare qualsiasi tipo di personaggio, uomo o donna, oppure può andare a editare sia i loghi che le sedi. Si può creare anche uno stadio, non solo, si può entrare nella comunità, che è molto importante la comunità, dove si vanno a cercare i giocatori per scaricarli in pratica. Io ho scaricato una marea di giocatori, ve li faccio vedere, i miei giocatori. Ho scaricato, per esempio, Mekero, non è molto simile per carità, però è bello avere la Sarerrani che non c'era, Djokovic che non c'era. Ho scaricato anche Agassi negli anni 90, quei capelli lunghi, Kafelnikov, Murray, Cilic, Dimitrov, l'Alep, la Kvitova, la Sharapova, Dominic Thiem. Ne ho addirittura due, ne ho presi Dominic Thiem perché mi piacevano i doppi stili che avevano, come erano stati creati. Esatto, questo è molto più simile a quello di oggi. Infatti adesso io elimino questo qui che non mi piace. Poi c'è Cole Schreiber, Monfils, comunque ci sono tutti i giocatori, non solo. Si possono scaricare i giocatori, si possono scaricare i loghi, si possono scaricare le sedi, si possono scaricare tutti gli stadi. Io ho scaricato tutti gli stadi originali con tutti i loghi e tutto il resto. Quindi è bellissimo il fatto che sì, all'inizio c'è solo Nadal, ci sono dei giocatori originali, ma qui si possono scaricare tutti i tipi di stadi, i loghi e di giocatori, quindi è una cosa bellissima questa, perché non è niente male. Facciamo una partita così vi faccio vedere il gameplay del gioco. Questo è Nadal, io lo rimetterei in Mekero e da quest'altra parte mettiamo vediamo un po' cosa possiamo mettere, mettiamo Agassi, Mekero contro Agassi. E vi faccio vedere un po' il gioco. Facciamo un gioco in campo casuale, va benissimo, gioco in conto. Allora, da dire, i comandi si avvicinano molto ai comandi di Top Spin 4. Sono praticamente simili. E vi dico perché, lo so perché ho giocato qualche ora fa al vecchio Top Spin e mi sono accorto che i comandi sono praticamente gli stessi. Quindi la X col colpo piatto, il cerchio che serve praticamente al Top Spin, la smorzata si fa col quadrato, R2 che fa la palla corta con il tasto della smorzata, il pallonetto con il triangolo. Siamo un po' giù dai livelli di giocabilità di Top Spin, ma fra i due, fra questo e l'altro, questo è molto più giocabile. Io mi sono molto divertito a giocare con questo e mi sono divertito molto con Tennis World Tour, che è ancora in fase embrionale, secondo me ci sono margini di miglioramento tantissimo, ma questo mi ha fatto divertire e io a tennis non mi divertivo da svariati anni, quindi il sonoro è perfetto, c'è un sonoro perfetto, graficamente voglio dire, purtroppo lascia un po' a desiderare visto il grafico migliore, ma voglio dire, cioè, se già si può giocare, vedete dietro sono tutti originali loghi Adidas e Emirati, non è male. Poi ti fa scegliere, soprattutto fa scegliere anche la di battere o di ricevere, è cosa importantissima. E poi ve la faccio vedere, ragazzi, qui c'è l'occhio di falco, bellissimo, si può richiedere l'occhio di falco. Allora, io porto Mekero adesso, vi faccio vedere. E dall'altra parte, per la palla corta, pallonetto, vediamo se riesce, fuori, e chiamo l'occhio di falco, vediamo un po'.
Sei andata fuori? Sì, è andata fuori. Ho chiamato per farvi vedere l'occhio di falco, che è bellissimo. Allora, ci vuole un po' di pratica, ragazzi, ci vuole un po' di pratica, perché non è semplice assolutamente giocare a questo. Non è facile, perché bisogna giocare di tempistica. C'è un pallino rosso che ha vari colori. Quando è rosso, purtroppo il vostro tiro non è un granché. Se riuscite a slanciare la pallina quando è verde, allora farete un gran bel tiro. E ho sbagliato la volée. Vediamo se riesco adesso. Comunque non è semplice, ma è molto più giocabile di World Tour Tennis. Per molti è un tennis un po' ping pong. È vero, a volte capita di fare parecchi scambi, però è molto giocabile, ed è un piacere anche vedere una palla corta del genere. Fuori? Però dai, è molto più giocabile per me, mi diverto molto di più a giocare, mi diverto molto di più a giocare con questo che con l'altro. Sarà che qui saranno uscite una marea di patch, sarà che si sono messi di sana pianta a cambiare un gioco che magari non stava rendendo come doveva, però è anche vero che hanno avuto la splendida idea di far sì che i giocatori stessi creassero delle comunità e creassero i giocatori con un editor pazzesco, perché l'editor secondo me è una delle cose più belle che ha questo gioco. E fuori, bene. E non solo l'editor ha una carriera che, con tutti i tornei scaricati, con tutti i stati scaricati, fatto un ace, è molto, secondo me ti dà molto più stimolo. Io ho provato a giocare all'altro, a fare la carriera con l'altro, e mi sono annoiato dopo un po'. Qui invece ho vinto già il primo torneo, ci ho messo tantissimo ho dovuto giocare un bel po' per capire le dinamiche del gioco, perché se avete fatto caso, io non ve l'ho detto perché preso dal gioco, c'è un puntino dall'altra parte che siete voi che lo spostate per far sì che la palla vada dove volete, e non è semplice, perché spesso va fuori la palla. Sonoro perfetto, ci sono dei sonoro, cioè la Sharapova che ogni volta che prende la palla da un urletto. E no, secondo me non è fatto benissimo rispetto a quello che avevo letto e sentito. Me lo aspettavo malissimo, perché molti ne hanno parlato male. Personalmente credo che sia il migliore tra i due adesso, e è sicuramente questo qui. Poi magari con le patch l'altro cambierà, e le cose cambieranno, porterà lui lo scettro, però per adesso mi sembra che non ci sia proprio paragone. Qui è possibile creare qualsiasi tipo di personaggio, e non solo, si può giocare tranquillamente, si può fare un torneo, si può fare il doppio, si può fare un torneo qualsiasi, si può fare l'online, cosa che dall'altra parte non è possibile fare. Si può creare anche un personaggio con il proprio nome e le loro caratteristiche. Per quanto mi riguarda, penso che oggi come oggi questo qui sia un gioco da tennis definibile tale. Non è una simulazione assolutamente, è forse più arcade che una simulazione, su questo siamo d'accordo, ma non lo è neanche World Tour Tennis una simulazione, ancora non lo è, magari lo diventerà, ma non lo è. Io mi diverto tantissimo a giocare con questo, poi c'è tante cose carine come l'occhio di falco, che è carinissima, di stati fatti bene, e c'è da dire poi soprattutto anche un'ultima cosa che per me è molto importante. Non ho trovato nessun tipo di bug, cosa che nell'altro ne ho visti una marea. Un gioco che si ferma e altre cose che succedono, qui non ho trovato assolutamente niente. L'unica cosa che ho riscontrato, al massimo un po' lento nei caricamenti, ma questa è una cosa che purtroppo ci può stare con una marea di giocatori da caricare, perché poi le comunità si sono sbizzarrite, tutti hanno fatto i personaggi e i giocatori.
L'unica cosa un po' così sono i caricamenti. Vabbè, il resto, ragazzi, io direi che secondo me chi vuole giocare a tennis oggi deve prendere assolutamente, se non questo. L'altro non è ancora, non è ancora al 100%, quindi fra i due direi che questo è il tennis oggi su PlayStation 4. Ci sono margini di miglioramento anche qui, ma vabbè, però intanto almeno qui possiamo divertirci e giocare. E vabbè, adesso io finisco la partita con McEnroe, mi ha fatto un grande tiro adesso. E vabbè, chiudo qui con Now Tennis dicendo che probabilmente questo è il tennis da prendere se qualcuno vuole giocarci. L'altro è ancora così così. Aspettiamo miglioramenti e poi tireremo le somme. Davvero è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!